Io mi associo ai ringraziamenti dell'ospitalità di questo luogo che utilizziamo fra virgolette spesso perché è centrale nella provincia, quindi fra Bassa Romagna, Faenza, area faentina e Ravenna. Quindi questo bel luogo accogliente, come dire, lo utilizziamo sempre molto, molto volentieri. Quindi grazie a Cotignola, grazie a tutti i presenti che parteciperanno alla tavola rotonda, l'assessore Agresti, Luca Piovaccari, Marinella Melandri, Anna Salvi della segreteria della presidenza regionale, Ellie Schlein che dovrebbe essere collegata con noi e Lella Brambilla, anche lei della presidenza nazionale collegata anche lei. Care delegati e cari delegati, gentili ospiti e invitati, il 10° congresso di Ausere, poi avete la relazione in cartellina se volete seguirla meglio, della provincia di Ravenna si conclude oggi dopo la consultazione in 25 assemblee di base che hanno visto coinvolti tutti i territori, tutti i circoli di volontariato e le diverse attività, i centri ricreativi e culturali, il turismo e gli orti, con una partecipazione di circa il 10% degli associati. Ovunque sono stati rinnovati gli organismi di coordinamento e i rispettivi coordinatori. La particolare situazione di grande difficoltà non sempre ha garantito la partecipazione e la presenza, in un clima che molto spesso ha portato a discutere delle problematiche contingenti più che della nuova visione sociale. Non avevamo invitato anche Manuela Rontini, che non la vedo, non so se è collegata o... Mi è venuto... Manuela Rontini ci sta seguendo adesso online. Ah, ok. E arriverà per la tavola rotonda. Perfetto, grazie Manuela, grazie. Quindi dicevo, la particolare situazione di grande difficoltà non sempre ha garantito la partecipazione e la presenza, perché il clima molto spesso ha portato a discutere più delle problematiche contingenti più che della nuova visione sociale, come ci indica il congresso. Il dibattito, come era ovvio, si è soffermato molto sulle specificità di ogni singolo territorio, dai quartieri del centro alle periferie, dalle conseguenze che questa pandemia ci ha lasciato. Le difficoltà economiche, le paure, l'incertezza sul futuro, al desiderio di relazionarsi e parlare con qualcuno quando si è troppo soli, al bisogno di sicurezza e serenità, alle difficoltà ad accedere ai servizi sociali e sanitari ancora troppo selettivi e lontani dai cittadini. L'incontro e il confronto con i volontari ci ha offerto l'opportunità di valutare insieme il percorso di questi 4 anni. Facendo emergere tutto il valore e il patrimonio che il volontariato esprime nella nostra provincia, ma anche tutta la sua debolezza e fragilità. Molti dei nostri fedeli volontari, quelli più datati, spaventati e allarmati dal contesto, si sono ritirati dalle attività, pur continuando a condividere il progetto della nostra associazione. C'è una grossa difficoltà a reclutare nuovi volontari, quando invece aumentano le richieste di servizio alla persona e le attività di supporto alle pubbliche amministrazioni. Ausere è organizzata in 2 associazioni che noi chiamiamo i nostri 2 cuori, Ausere Territoriale Provincia di Ravenna APS e Ausere Volontariato Provincia di Ravenna ODV. La riforma del terzo settore è stata probabilmente la più grande trasformazione del non profit. Per la prima volta la norma sancisce in modo articolato quali sono gli enti del terzo settore, cambiando il passo nelle terminologie, nella sostanza, negli adempimenti e proprio la stessa normativa ci avrebbe imposto di svolgere separatamente i 2 congressi. Per meglio favorire l'intreccio delle 2 esperienze, condividere il progetto programmatico che ci unisce, abbiamo scelto di accorpare lo svolgimento dei congressi, osservando la separazione dei verbali e le lezioni delle cariche sociali, così come abbiamo fatto nei congressi di base. Il congresso è un momento importante per l'associazione. Fare la disamina del percorso svolto negli ultimi 4 anni, contestualizzare una nuova visione sociale e calibrare gli obiettivi del futuro.
Detta così sembra semplice, ma se proviamo a declinare le ragioni che mettono insieme presente e futuro e a pensare ad una nuova visione sociale che unisce le generazioni, le culture, i valori, i sapori, i saperi, si fa più complicata. Questa pandemia si è presentata alle donne e agli uomini in modo crudo. Il virus da Covid è stato dichiarato il nemico di oggi, consegnandoci uno scenario in cui domina la paura del contatto e del contagio, dove la socialità ha lasciato il posto al distanziamento, dove i nostri comportamenti danno la consapevolezza del limite e alla scienza, con la ricerca dei vaccini, è stata consegnata la risposta decisiva. La pandemia ci ha mostrato tutte le criticità del nostro sistema sociale, sanitario, economico e produttivo. E di nuovo lo scenario che si prefigura è l'aggravarsi di una crisi che purtroppo era già in atto, rimarcando ancora di più le disuguaglianze economiche, la precarizzazione del mercato del lavoro, l'esistenza di sacche di povertà che si sono moltiplicate facendo emergere nuovi bisogni. La disuguaglianza cresce nei redditi, cresce tra chi può e chi non può, cresce perché la finanza da tempo sta prevalendo sull'economia, cresce perché c'è chi ha e chi non ha una competenza utile al mercato, cresce perché i diritti per molti sono privilegi e per altri non ci sono. La complessità della situazione ci fa capire quanto tutto sia in relazione e che siamo di fronte a una grande emergenza economica, sociale e ambientale, un grande malessere generale che chiama il nostro paese e il mondo intero ad unire tutte le forze per realizzare un cambiamento lucido e coraggioso, con politiche strategiche, innovative e competitive. Noi, la nostra generazione, ha continuato la battaglia di quella classe lavoratrice che ci ha preceduto, i nostri padri, di quella gente tranquilla che lavorava, i cui genitori hanno fatto studiare i figli pensando che il futuro sarebbe stato meglio del presente e del passato. Un futuro promesso, un mondo diverso, tutto da costruire insieme. Contadini, operai, impiegati, maestri che hanno faticato per costruire l'Italia che c'è, che hanno fatto i partiti di massa per difendere la democrazia, i sindacati per difendere il lavoro, le associazioni per vivere insieme. E questo vale anche per i 30 milioni di italiani emigrati di tutto il mondo, una realtà che ancora parla di sé e ci aiuta a capire il legame tra migrare e lavorare, da coniugare con la dignità più che con le impronte digitali. Benvenuta Emanuela, ben arrivata. Oggi alla storia, ai fatti, ai valori si sostituiscono le immagini e si sollecitano le emozioni forti di scontro, di rabbia, di nostalgia, di risentimento, di invidia, rancore e paura. Tutte passioni tristi su cui fanno leva i movimenti sovranisti e populisti. La retorica politica non ha mai fatto a meno della sua capacità di emozionare, ma contare era il ragionamento, l'analisi, la mediazione e la condivisione. Oggi la politica sembra avere smarrito queste virtù per puntare tutto sul sapere impressionare e guadagnarsi il consenso a buon prezzo. I documenti congressuali raccolti nelle 56 pagine scritte fitto fitto e che abbiamo provato a condividere nelle assemblee indicano chiaro in quale contesto ci troviamo, chi siamo, come dobbiamo organizzarci e quale è il nostro progetto futuro. La pandemia in atto ha evidenziato come, a fronte dell'aumento crescente della popolazione più vulnerabile, più esposta al rischio contagio, ovvero gli anziani, è fondamentale il rafforzamento del nostro sistema di cure territoriali, che si è rivelato di fatto non adeguato a reggere il bisogno di cura della popolazione in generale e in particolare della popolazione anziana.
L'emergenza sanitaria ha così portato nuovamente alla ribalta il tema dell'invecchiamento, perché ha mostrato drammaticamente quanto pesa la popolazione anziana in termini demografici, ma soprattutto in termini sociali e sanitari. Eppure l'invecchiamento della popolazione non è un fenomeno nuovo. Da tempo i demografi italiani lanciano l'allarme sulle conseguenze che il fenomeno avrebbe avuto sulla società e sull'economia del nostro paese, determinato da un sempre minor numero di nascite, dall'allungamento della vita media e da un effetto contraddittorio delle migrazioni. Il trend demografico della nostra regione parla molto chiaro. Ogni 100 ragazzi che hanno meno di 15 anni, ci sono 186 persone che hanno più di 65 anni. Questo significa che per mantenere e garantire i livelli di produzione che occupazionali e insieme gli stessi livelli di welfare e di benessere oggi presenti, servono costanti flussi migratori dal resto del nostro paese e dal resto del mondo. Governare l'immigrazione, non respingere, deve essere l'obiettivo prioritario per l'Italia e per l'Europa, con regole e risorse adeguate a sostenere i flussi e l'accoglienza. Ancora, non è possibile pensare di realizzare un processo di globalizzazione delle produzioni e dei profitti e chiudere nei confini diritti e protezioni umanitarie. Vada la nostra solidarietà concreta e il nostro sostegno alle donne di Kabul, perseguitate e uccise dai terroristi talebani, perché rivendicano le libertà di lavorare, di avere un ruolo riconosciuto nella società, di andare al bar a prendersi un caffè. Che anche l'Europa batta un colpo per il ripristino della sicurezza e sulla protezione di quelle cittadine che subiscono violazioni e abusi ogni giorno. Dicevamo, la pandemia ha messo sotto pressione la rete dei servizi sociali e sanitari, esposti ad un'onda imprevista che ha fatto esplodere la domanda di prestazioni sanitarie e di interventi sociali. Quello che abbiamo vissuto ha svelato le fragilità del nostro sistema di welfare e contemporaneamente ha reso evidente la funzione e il senso di quel sistema, presidio di diritti fondamentali come la salute e la garanzia del benessere collettivo delle nostre comunità. Oggi il sistema pubblico è chiamato più di prima a svolgere un ruolo di regia e di governo, soprattutto dove i tessuti sociali si sfrangiano e dove la coesione è entrata in crisi. Dobbiamo provare ad accorciare le distanze tra politica e cittadini, rilanciando i valori della rappresentanza e della partecipazione. L'applicazione dell'articolo 55 della riforma del terzo settore è un elemento centrale del nuovo welfare, che punta sulla collaborazione e sulla partecipazione della società civile, chiamando il non profit a coprogrammare le politiche pubbliche, elaborando visioni, strategie e proposte capaci di cogliere i nodi più rilevanti delle trasformazioni in corso. Da una ricerca interessante che ha effettuato l'Auser nazionale, emerge il dato preoccupante che citavo sopra, di quanto l'Italia sia il paese più vecchio d'Europa, in cui cresce la domanda di assistenza con scarse e inadeguate risorse per i servizi. Le famiglie devono fare i conti con i limiti delle due modalità a cui si ricorre, residenzialità e domiciliarità. Il nostro paese vive un grave ritardo strutturale sul versante dei servizi per la non autosufficienza e la pandemia ne ha evidenziato tutta la sua criticità. Abbiamo assistito alla strage di troppi innocenti che ricordiamo con gratitudine e affetto. Il prezzo più alto l'hanno pagato gli anziani, negli ospedali, nelle RSA, nelle case famiglia, dove si sono spenti nel silenzio, soli, privati della possibilità di congedarsi dai propri affetti e dalle proprie famiglie. A questo proposito,
mi sento di esprimere una riflessione sulla questione dei vaccini, a supporto di quanto diceva anche il presidente della provincia. Abbiamo fatto forti pressioni all'inizio, quando vaccinavano solo gli over 80, verso l'azienda sanitaria, affinché i nostri volontari, quelli più esposti, fossero messi in sicurezza e vaccinati, per poter svolgere in tranquillità la propria attività. Oggi il vaccino è lo strumento che abbiamo a disposizione, tutti per combattere la pandemia da contagio. È una questione di tutela e di sicurezza della salute pubblica. Io mi indigno sempre, pur nel rispetto delle opinioni altrui, quando sento affermazioni del tipo: io sono giovane e sano, non ho bisogno, io sto attento alle distanze, io non lo voglio fare perché non so cosa mi iniettano, è solo un'influenza, è tutta propaganda. Bene, ha fatto il governo a prendere provvedimenti chiari, indicando l'obbligo della presentazione del Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, per le partite IVA e anche per chi svolge volontariato, per l'accesso in tutti i luoghi. Noi abbiamo assunto la circolare nazionale e tutti i volontari che vogliono svolgere attività devono presentare la certificazione e in tutti i nostri centri sociali si entra a quella condizione. Il tema della non autosufficienza, così strategico, da decenni rivendicato dalle organizzazioni sindacali dei pensionati, entro il 2023, pena la perdita dei soldi del Recovery Fund, dovrà essere affrontato. Il governo dovrà impegnarsi sul rafforzamento dei servizi sociosanitari territoriali, un'opportunità storica per effettuare gli investimenti necessari a sostenere un welfare caratterizzato da una nuova domiciliarità, che deve avere l'obiettivo di individuare la casa come primo luogo della cura e favorire l'autonomia e l'indipendenza degli anziani. A questo proposito dobbiamo sostenere e collaborare con lo SPI e la CGIL nella contrattazione sociale territoriale, fornendo loro le nostre conoscenze, le criticità che ci vengono evidenziate svolgendo le nostre quotidiane attività, rafforzando ulteriormente il lavoro comune che promuove il territorio e la persona al centro della nostra azione. È necessario anche nella nostra realtà sperimentare nuove politiche di welfare, un nuovo patto sociale che vada oltre il welfare dei servizi sociali e che guardi allo sviluppo complessivo del territorio. Penso ad un sistema di welfare attivo, pubblico, territoriale e di comunità, dotato di nuovi strumenti che rafforzino la collaborazione tra pubblico e terzo settore attraverso la coprogettazione dei servizi e degli interventi sociali. Occorre pensare ad un nuovo modello di paese di cui la pandemia ha peggiorato e aggravato il senso di smarrimento e amplificato la povertà culturale. Una visione che tenga insieme le diversi componenti del welfare, coesione e sviluppo, che ponga al centro la sostenibilità ambientale e la formazione e che rivaluti il ruolo delle rappresentanze e dei diritti di cittadinanza. Il mondo del volontariato della nostra provincia durante l'emergenza ha risposto, senza mai mancare alla chiamata del bisogno alla persona, in modo tempestivo anche nella fase più critica, anche quando ci dicevano che dovevamo fermarci e restare a casa perché siamo over 65. Abbiamo svolto un lavoro notevole in rete con le associazioni del territorio provinciale e in raccordo con le istituzioni, i comuni e l'azienda sanitaria. Non abbiamo mai cessato di accompagnare ai presidi sanitari le situazioni di priorità e salvavita, poi gli accompagnamenti alle sedi vaccinali per tanti anziani. Abbiamo consegnato a domicilio farmaci, ausili, mascherine, voucher per la spesa, abbiamo telefonato agli over 75 per fornire loro informazioni su comportamenti da tenere e su come difendersi dalla pandemia. Il telefono è stato molto spesso, soprattutto durante il lockdown, l'unico mezzo di comunicazione con i nostri cari e con le persone esterne.
La telefonata, anche solo di compagnia, ha consentito di stare vicino nel periodo di isolamento sociale alle persone che si trovavano in, che si trovano in particolare stato di solitudine e fragilità. Siamo stati un collante importante tra istituzioni e cittadini, di relazione e vicinanza verso i più deboli affinché non si sentissero soli. Come lo chiediamo alle istituzioni, anche il mondo delle associazioni deve imparare a ripensarsi. Non è più sufficiente oggi sapere quante ore di volontariato abbiamo effettuate, quanti chilometri abbiamo percorso e quante spese abbiamo consegnato a domicilio, se non sappiamo valutare quale cambiamento abbiamo prodotto nella vita concreta delle persone e delle nostre comunità. In altre parole, non basta solo fare, dobbiamo imparare a misurare il nostro valore sociale. Hauser ha un progetto ambizioso, sociale. Siamo un'associazione che esprime valore aggiunto e supporto ai servizi, ma vogliamo andare oltre, vogliamo esserci per un'idea alta di società e di coesione, di legalità e trasparenza. Hauser, provincia di Ravenna, mette a disposizione i suoi circoli e i suoi centri ricreativi culturali affinché divengano luoghi di progettazione e di ascolto, osservatori e laboratori interculturali di integrazione e democrazia, officine di formazione e promozione culturale che coniugano sapere, esperienza e territorio. Pensiamo ad un'associazione che sa fare rete con le altre associazioni presenti, che si professionalizza, che promuove la partecipazione e l'impegno civile, che sia scuola di valori e di linguaggio. Vogliamo investire ancora di più e in modo più strutturato nei giovani e nelle scuole, incrementando ciò che già facciamo con nuovi progetti, borse di studio, contributi, laboratori, incoraggiandoli e invitandoli a condividere questa opportunità straordinaria che è il volontariato. Vogliamo aprire le nostre sedi alle nuove generazioni per formarle all'impegno civile e sociale attraverso crediti formativi, borse lavoro, inserimenti socio-culturali. L'esperienza delle magliette gialle a Ravenna, lavoro in comune con i nostri centri sociali, sono un grande esempio. Abbiamo ripreso dal 1 luglio le iniziative di promozione culturale e sociale nelle APS, nei centri e nel turismo. C'è ancora la paura di uscire di casa e frequentare i luoghi comuni. Si sente ancora il senso di vuoto e smarrimento dei nostri associati, ma lo sforzo che stiamo facendo con gradualità e in regime di sicurezza è di riappropriarci delle relazioni e delle attività sociali, quelle attività gratificanti che molto spesso danno il senso alle nostre giornate, anche come volontari. Il problema è anche economico. Nelle sedi abbiamo dei costi fissi da sostenere che gravano anche quando non ci sono entrate. La situazione del volontariato è sostanzialmente di tenuta grazie al recupero del biennio del 5 per 1000, del fondo del 5 per 1000 che ci è stato erogato anche l'anno arretrato. Ma le criticità si evidenziano di fronte alle mancate richieste di attività tradizionale, per esempio mostre, musei, accoglienza negli ospedali, mentre ci sono nuovi e diversi solleciti di servizio in altri siti, come misurare la temperatura, controllare le distanze, eccetera. Il tema della mobilità e quindi degli accompagnamenti va affrontato compiutamente anche dalla politica di questa provincia. Infatti la nostra provincia si estende dalla collina al mare con delle distanze chilometriche molto elevate. Gli accompagnamenti che noi svolgiamo impegnano mezzi e volontari e una organizzazione precisa e capillare di appuntamenti, spostamenti da far quadrare puntualmente ogni giorno. I costi che noi affrontiamo sono molto elevati e non copriamo totalmente con le entrate. E purtroppo la domanda aumenta in modo esponenziale, soprattutto per le persone in carrozzina e che fanno terapie salvavita. Ora ci chiamano molto anche per gli accompagnamenti dei ragazzini disabili alla scuola. Hauser, Ravenna e Faenza hanno compiuto un processo di fusione e si sono costituiti in Hauser, provincia di Ravenna.
un percorso avviato nel 2019, discusso e condiviso in circa 30 assemblee di base, a cui è stata sottoposta l'idea di una grande associazione, organizzata su tutto il territorio, che oltre alle attività tradizionali del volontariato e della promozione sociale, promuova la partecipazione e l'impegno civile, che valorizzi le conoscenze e le diversità di ogni realtà per farne patrimonio comune. Ravenna è una delle province più vaste d'Italia, si estende su una superficie di 1940 km quadrati e si propaga dalle zone collinari, come dicevo prima, a quelle vallive, addirittura marittime, passando per le principali città, Faenza, Lugo, Ravenna, con specificità territoriali molto diverse fra loro. La provincia conta circa 392.000 cittadini. Auser è presente in 15 dei 18 comuni della nostra provincia ed esprime un valore sociale riconosciuto dalle istituzioni e soprattutto dalle nostre comunità. Il patrimonio sociale e culturale che porta in dote con questa fusione parla chiaro. Un valore sociale inestimabile di attività e servizi, di impegno civile e di promozione culturale, una ricchezza di esperienze e diversità. Allora dobbiamo rafforzare ancora di più il senso di appartenenza. Ogni volontario e associato deve sentirsi parte dell'Auser provinciale, protagonista della costruzione di un'identità collettiva e plurale, partecipativa e progettuale. Per costruire il futuro dobbiamo imparare ad essere più aperti, più inclusivi, saper accogliere chiunque porti cambiamento e rinnovamento di idee, di pensiero, di atteggiamento. Alcuni hanno fatto dell'Auser e della gestione delle attività una ragione di vita, una proprietà, e questo è un grande valore di presenza e azione. Ma se vogliamo creare continuità nella nostra associazione, dobbiamo sapere aprirci, creare un ambiente accogliente, metterci in gioco, rendere partecipi, offrire la nostra storia anche a persone molto diverse da noi. Dobbiamo investire sull'alfabetizzazione informatica mirata. La tecnologia ci ha aiutato molto durante questo periodo. Abbiamo imparato le videoconferenze, le videochiamate, i messaggi WhatsApp. Strumenti importanti che vanno sviluppati con adeguata formazione perché utilizzati a dovere contrastano la solitudine e favoriscono la comunicazione. Siamo davvero tra presente e futuro e quella nuova visione sociale dobbiamo costruircela, guadagnarcela ogni giorno e non ci riusciremo certo da soli. L'esperienza maturata ci dovrà aiutare a procedere sul piano delle cose da fare, ricercare un orizzonte ampio in cui il nostro progetto si intreccia con quello di altre associazioni e nei rispettivi ambiti con le istituzioni e le forze politiche, al fine di essere capaci di dare risposte progettuali adeguate a quella parte di comunità che non ha un progetto di vita o che esprime delle fragilità che la società squalifica brutalmente. Dobbiamo impegnarci di più sulla raccolta del contributo del 5 e del 2 per 1000, affinché diventi una scelta di sostegno e condivisione del nostro progetto su tutto il territorio provinciale. È uno strumento di raccolta fondi per noi fondamentale. Per questo dobbiamo valorizzare e rendere visibili le nostre attività, sia di servizio alla persona che di volontariato civico, che promozione culturale, aggregazione e socializzazione. Ogni anno il 5 per 1000 è da confermare e conquistare, perché molte sono le associazioni che ci fanno concorrenza. Il volontariato, bene comune, irrinunciabile della società. Queste sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Abbiamo formulato il titolo della tavola rotonda che si svolgerà tra poco sul tema della candidatura al riconoscimento del volontariato patrimonio immateriale dell'umanità. Questa proposta ci ha convinto e la assumiamo e chiedo al Congresso di assumerla, all'Assemblea di assumerla, perché il volontariato è davvero un bene prezioso, un capitale e un patrimonio che dobbiamo proteggere e sostenere. Ovunque c'è un volontario c'è una buona relazione, una buona pratica, c'è un valore aggiunto di solidarietà e mutuo aiuto, ma c'è anche un valore economico inestimabile.
L'Istat ha attribuito il valore economico al volontariato e ha stimato il tempo offerto dai volontari italiani in 700 milioni di ore, corrispondenti in quasi 4 milioni di volontari attivi per un valore economico di circa 8 miliardi di euro. Queste grandi cifre sono l'insieme di tante realtà come la nostra che nel territorio si attivano, dall'assistenza alla protezione civile, dalla cultura al tempo libero, dalla conservazione del patrimonio artistico allo sport non agonistico, dal creare risposte ai bisogni emergenti, a disagi che non trovano altre sponde, a solitudini e fragilità che si consumano nella fatica di affrontare il giorno per giorno. Gli interlocutori che affronteranno questo tema sono autorevoli e sicuramente porteranno un contributo al nostro congresso e a sostegno di questa proposta. Oggi contemporaneamente si svolge anche il congresso a Reggio Emilia e anche a Reggio Emilia si chiederà, si parla appunto di questa proposta e di questa promozione, si chiederà all'Ausel regionale e nazionale che assuma questo impegno e questa proposta. Cosa sarebbe successo se dall'inizio della pandemia non ci fosse stato il volontariato? A volte conviene rimanere senza risposte, perché in questo anno e mezzo così difficile il volontariato è andato più veloci delle soluzioni politiche per rispondere alle emergenze e soprattutto ha dato il passo a tanti giovani che hanno risposto alla chiamata dell'emergenza e della solidarietà. Il vero patrimonio e la forza che fa grande l'Ausel di questo territorio sono i volontari e le volontarie, con la passione, la capacità di relazione, la preziosa disponibilità in grado di esprimere ovunque attività e servizi di qualità. Siamo arrivati ai ringraziamenti, vi ringrazio molto tutti quanti siete qui e i tanti altri che ogni giorno offrono servizio e mutuo aiuto e non si fermano mai, ma si vedono ovunque, nelle case della salute, nelle accoglienze dei servizi pubblici, a bordo dei nostri mezzi per l'accompagnamento, nelle scuole, nelle circoscrizioni, nel pronto farmaco, nell'ausilio alla spesa, negli orti, nei nostri centri, insieme ai bambini, alle donne, ai migranti. Ovunque c'è un volontario dell'Ausel c'è un sorriso accogliente e una buona azione rivolta alla comunità. Ci lasciamo alle spalle 4 anni di grande lavoro e cambiamento dall'applicazione della riforma del terzo settore a riorganizzazioni interne dell'associazione. I risultati raggiunti sono il frutto di un grande impegno da parte di tutti, volontari e amministrativi. Oggi andremo al rinnovo delle cariche sociali. Ci sono sicuramente ancora criticità aperte che il nuovo gruppo dirigente sarà chiamato ad affrontare. C'è tanto da imparare gli uni dagli altri per realizzare compiutamente il livello provinciale e soprattutto dobbiamo imparare e sforzarci di capirci e rispettarci nella differenza di opinioni, storie e abitudini. Voglio ringraziare Sauro Bacchi, che è qui vicino a me, perché senza di lui la fusione provinciale forse non si sarebbe realizzata, per la sua tenace capacità di gestire il delicato processo che ha seguito e sostenuto fino alla completa realizzazione, sia burocratica che di prima integrazione. Ringrazio in modo particolare i 2 vicepresidenti, Angelo Guardigli e Sergio Frattini, e tutto l'ufficio di presidenza, Ilva, Elda, Ivan e il preziosissimo saggio Frediano, anche se ha detto che l'età non porta saggezza, per la collaborazione e la disponibilità dimostrata, che con me hanno condiviso il cammino di questi anni faticosi, stimolanti e costruttivi. Ringrazio tutti i componenti del direttivo e penso di poter dire che siamo stati un buon gruppo. Abbiamo lavorato in maniera proficua e anche se tutto è migliorabile, possiamo ben dire che abbiamo agito sempre con senso di responsabilità e consapevolezza. Ringrazio Cinzia e Claudia, che sono le nostre amministrative, per la disponibilità e pazienza, spesso anche fuori dall'orario di lavoro, per la competenza e professionalità che hanno dimostrato nell'acquisire le difficili questioni burocratiche e amministrative che si sono trovate appunto a gestire con l'applicazione della norma e con la complessità della situazione. Ringrazio Deborah,
che ormai si è specializzata nella rendicontazione annuale, la stampa, la comunicazione, la gestione del nostro sito, che andrà ancora migliorato e aggiornato, in quanto conosce a memoria tutta la nostra realtà, e Filippo, che ci accompagnano col sostegno informatico per facilitare i collegamenti a distanza, in diretta, streaming, per lasciare traccia e memoria delle nostre iniziative. Ringrazio tutti e ciascuno affinché possiamo custodire questo bene prezioso che è l'Auser, auspicando che il nostro passaggio temporale, perché siamo tutti di passaggio, possa segnare il passo per una nuova visione di futuro a beneficio delle nostre comunità. Vi ringrazio di cuore, grazie.